Beh, in realtà il collegamento è fluido, è proprio una questione formale questa. Mi piace ricordare l'accordo quadro, è quello strumento a livello nazionale, un accordo siglato tra ANCI in rappresentanza dei comuni italiani e CONAI in rappresentanza delle aziende italiane, che dà l'opportunità a ogni comune italiano di sottoscrivere una convenzione con ciascun consorzio di filiera, ce ne sono 6, lo ricordo, per gli imballaggi in acciaio, in alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Ebbene, i comuni italiani che sottoscrivono questa convenzione possono conferire i loro rifiuti di imballaggio al consorzio di filiera relativo, che da un lato assicura il ritiro e l'avvio a riciclo di questi rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata, e dall'altro, cosa molto importante credo per i comuni, riconosce agli stessi un corrispettivo per la copertura dei maggiori oneri che hanno sostenuto. La copertura del panorama italiano delle convenzioni è molto ampia, lo dicevo prima, oltre il 92% della popolazione italiana è coperta dalle convenzioni, significa che praticamente 9 comuni su 10 hanno queste convenzioni con l'ANCI CONAI. Ogni qualvolta, e questo avviene ogni 5 anni, viene rinnovato l'accordo quadro, formalmente occorre rinnovare anche la convenzione, cioè il comune deve prendere atto formalmente, banalmente firmando un pezzo di carta, che sono cambiate magari alcuni termini della convenzione, che poi magari sono cambiati anche in positivo, nel senso che sono incrementati i corrispettivi. E questo è un aspetto formale che stiamo appunto governando in questo momento, e credo che senz'altro sia opportuno arrivare al rinnovo formale delle convenzioni, che però, lo ricordo, è proprio davvero solo un aspetto formale.